Ah, sì, solo che non si sente quando vuoi. Perché non si sente? Non si sente in cuffia, però comunque sì. Ah, Si sa, sente, oh. ma... Sì. Si sente un fischietto. È il video dove sta, se no non mi E renda conto. Salve amici di culinaria, ciao Claudio, come stai? Bene, bene, ciao a tutti, ciao. Beh, allora... Siamo ritornati abbastanza presto, nonostante le previsioni, eh. Ma vada a infatti... vid, quando mi ha affanato a vid, una sì, in non effetti è. ci siamo lasciati un po' intimorire, diciamo, dalla neve frasta dell'altra volta, quando È ci siamo vero, richiusi in è vero. studio. E niente, comunque la ricetta l'ho L'hai preparata, provato? sì, dopo il tuo consiglio, veramente, sicuramente anche gli studenti, che anche non è che quando sono pratiche, a fare certe Ma. cose, diciamo, la pennetta alla Come si vodka. dice, sono male pratiche. Sì. Oppure sono Sono scapace. scapaci, sono un po' scapaci, diciamo. Niente, e quindi veramente ottima. Oggi invece andiamo a preparare... questa ricetta, quindi siamo sempre appunto come dicevamo, periodo invernale, abbiamo preferito comunque andare sul prodotto di stagione, quindi andremo a preparare questa ricetta Le scarciofe. con le carciofe, come si dice a Matera, diciamo, le Le carciofe che carciofe. abbiamo preso, visto che se ne veniva la neve l'ultima volta, siamo andati alla piazza di Sera Venerdì che fa il mercato a mercoledì e siamo accatti tutto scarcerto. E quindi ci siamo Abbiamo ritrovati e li svaligiate. dovevamo, diciamo, consumare in qualche modo. E quindi Con un andremo a altro preparare con un ingrediente altro importante. ingrediente, sì, con un altro ingrediente di un famoso ingrediente regionale di una... di dov'è? Di Treviso. Sì, radicchio Sì, stiamo quello, scherzando, radicchio amici. quello tardivo di Eh Treviso, sì, che che quello si fa... trova raramente, però alla chiazza, usi Alla macchie, chiazza, c'è si maffè, macchietta, allora abbiamo accolto pure quella. non vi Quindi offendete, ancora sentite tardivo, non è a voi, non è a voi, ma è alla ricetta. è a radicchio, È a radicchio. Quindi andremo a preparare questi caserecci con carciofi carciofi e e radicchio radicchio tardivo tardivo di di Treviso. Treviso. Passiamo subito alla preparazione. Sì. Gli ingredienti, sempre per 6 Ok, persone, caserecci 500 grammi. 500 grammi, Bene. 5 carciofi, 2 mazzi di radicchio tardivo di Treviso, Ottimo. e mezza cipolla e Un uno po' spicchio d'aglio. d'aglio, Eh sì. una pretisina per Prezzemolo per gli amici. gli amici, per esempio, olio e E pepe. pepe. Vediamo adesso anche la preparazione È della importante, importante Claudio, la costa. Preparazione. Perché la pulitura dei La carciofi, pulitura, sì. Vi quella è consigliamo magari di disgraziata. immergerli, pulite e li immergete in acqua e limone per Limone. evitare sia che anneriscono i carciofi, che si ossidino, Assidi, no? e sia che vi annerite le mani E e poi le infatti. donne si lamentano. Ah, ecco, benissimo. Poi Abbiamo... l'abbiamo fatti a filetti Bene, e bene. abbiamo messo a rosolare spicchio di aglio E sì, tritato e cipolla. precedentemente, già un attimo prima, Sì, abbiamo sì, sì. messo E la niente, base. aggiungiamo i carciofi belli fatti a filettini Ok, e quindi per farli un po' appassire, li facciamo sì. appassire. Intanto siamo... Aggiustiamo di pepe e di un pizzico di sale, poi Cubi, chiaramente cubi. cubi, cubi. Visto che sono più duri, li facciamo andare un paio di 2-3 minuti e poi possiamo aggiungere il radicchio tagliato bella Ma parlavate come listarelle. a quelle caramelle, capi? Quelle gommose che facevano bianca e rossa, capi? Sì. Che le gommose, la bruna. Quel Ah, che e vendevo quindi in poi piscina una insieme a un volta. certo punto, benissimo, ecco. Già dopo qualche minuto Sì, vediamo questo è appunto il il colore. risultato che Benissimo, si inizia a dovete creare anche già quella cremina che poi andrà a A dare tutto il sapore il sapore alla alla nostra pasta. quella cremosità. Abbiamo aggiunto anche il prezzemolo fresco perché quello poi si unisce bene in fase di cottura con i carciofi e il radicchio. Nel frattempo abbiamo cotto la pasta, la mettiamo Scolata al dente, vero scolata Claudio? Come molto al dente. sempre, non ci stancheremo mai di dirlo. No, mai. In più qualche mestolo Di acqua di di acqua di cottura. cottura perché quello poi ci serve per tenerlo un po' più umile, umido, questo umido, Limbo, come viene sì. sempre umile, per poter poi finire la cottura all'interno della padella. Aggiustiamo con un paio in fase di mantecatura di parmigiano grattugiato,
chiaramente un po' di un paio di manate, un po' di pepe grattate. E che più? Che dire più? Ah, del prezzemolo. Mi raccomando, come sta facendo il nostro chef, quando andate a mantecare, muovete, fate saltare o muovete con il cucchiaio in modo che quella l'amido si stacca dalla pasta e si unisce alla crema degli ingredienti. E quindi fa ancora un po' più a crema, perché quella è la cosa importante. Perché se no, se facciamo cuocere troppo in acqua, l'amido si viene cacciato nell'acqua. Sì, sì, è quello. E sono tutti piccoli trucchi che piano piano dobbiamo dire alle persone. E ve li diciamo a voi. Ecco, abbiamo visto quest'altra bella ricetta, Capolù. Il piatto, un altro piatto abbastanza semplice da... A me, Claudio, dimmi, giocavo, ma a me che era pasta caserecci, ma mi piace proprio assai. Mi piace proprio assai. Lo trovate nel reparto formati speciali di tutti i supermercati, i migliori supermercati di Matera, provincia e di questo mondo. Vi salutiamo, alla prossima. Ciao 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 ciao.